Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 17. Allora, siamo entrati nel mese di gennaio, però prima di iniziare, come chiaramente avrete capito, il calciomercato, dobbiamo affrontare subito il Manchester United un'altra volta, perché vabbè, sarà già affrontato nel precedente video. Non capisco come mai FIFA faccia questi calendari un po' assurdi, però prima di iniziare comunque nel calciomercato, prima di entrarci, facciamo questa partita. Così perlomeno ce la togliamo subito. Fra l'altro, partita importante, chiaramente. Guardiamo un po' di giocarcela al meglio. Allora, giocatori, vabbè, chiaramente stanchi perché la partita precedente si è giocata pochi giorni fa. Nel gioco, chiaramente. Allora, Odegaard al posto di Tielemans, ma chi c'è? Martell è stanco. Rispetto a Witzel. Ma mettiamo Szczęsny al posto di Dembélé. Va, iniziamo momentaneamente così, poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Giochiamo in notturna, battono gli avversari il calcio d'inizio e la partita inizia. Dai bimbi, come dico sempre nella prima partita dei video, cerchiamo di iniziare il video nel modo migliore. Porca miseria, non è questo comunque l'inizio che volevo. Vai Ciccio! No! Boia! Peccato, del primo momento pensavo potesse entrare. Era Bailey comunque. Attenzione! Bravo Gigio. Anche se credo che andasse su il pallone. Fra l'altro anche fuori gioco, quindi vabbè. Bravo uguale. Finisce 0-0 il primo tempo. La partita comunque è abbastanza movimentata. E quindi nonostante il risultato sia appunto 0-0, quindi non ci sono stati gol. È una partita abbastanza divertente. Fra l'altro, parentesi, gioco anche il nostro ex giocatore Correa. Stavolta c'è, la partita precedente contro il Manchester non c'era, stavolta invece c'è. Comunque, iniziamo il secondo tempo. Mamma mia, fuori. Di po', ma meno male fuori. Occhio! Ancora una volta, fuori, meno male. Cambio, anche se è tardi vuole far cambio, uscite ora i palloni. Allora, si leva Odegaard, si leva Bailey, si mette Dembélé e poi si sposta di qua. Poi si leva Crescione e si mette Perez, vai. Oh, Yuri, Yuri, Yuri! Tielemans! 1-0 e andiamo, è appena entrato, ci porta in vantaggio. Abbiamo avuto un po' di fortuna, obiettivamente parlando, perché il giocatore del Manchester si è smoncolato qui da solo, perlomeno non toccandolo. Insomma, resta di fatto che grazie a Yuri siamo riusciti all'82esimo ad andare in vantaggio e a Lede 1-0. E andiamo, finisce così, 1-0. Sinceramente nel secondo tempo, soprattutto rispetto al primo, abbiamo anche aggredito meno. Quindi di aver trovato un gol è una cosa abbastanza strana e forse ingiusta, guardate anche le statistiche. Però, come dico sempre, alla fine chi se ne frega. Preferisco essere preso a pallonare tutto il tempo e poi fa un tiro in go piuttosto che gioca bene e farne 0. Quindi eccoci qua. Abbiamo terminato la prima partita del video, siamo al 3 gennaio è iniziato, come vi ho detto prima, il calciomercato. Quindi adesso il video si svolgerà come si è svolto quello precedente per quanto riguarda il calciomercato, ovvero che quando ci saranno belle partite mi fermo e anziché farvi vedere tutta la trattativa, eventualmente se rifiutano l'offerta, se l'accettano, bla bla bla, vi faccio vedere direttamente il momento dell'eventuale acquisto e dell'eventuale vendita del giocatore, tanto per, diciamo, minimizzare i tempi. E niente, detto questo, procedo e guardiamo un po' cosa accadrà, sia a livello partite che di calciomercato. Da dove ci eravamo lasciati? Fino adesso non è successo niente per quanto riguarda il calciomercato e siamo arrivati quindi a questa partita qua, e quindi non mi resta che procedere simulandola perché chiaramente di colpa. E basta, vediamo come va. Boia, 6-0. Io buono, se avevo paura di perdere.
Bene così, procediamo avanti. Cari ragazzi, il primo acquisto, seppure a parametro zero e seppure arriva il prossimo anno, è lui, Eriksen. Eh sì. Presso Eriksen, devo dire che vale anche poco, e c'è anche poco. Poi volevo prendere anche Delefo, però non c'ho quaini, quindi per ora aspettiamo. Poi se magari dovessi vendere qualcuno, lo prenderemo, forse. Comunque direi non male, eh. Tra l'altro, parentesi, dov'è? Faccio vedere. Siete rotto Tielemans per 2 mesi, eh. Ale. Abbiamo venduto Sells all'Everton per 13 milioni, anche se poi ce ne arrivano per il budget 9,5. Però non male. Tra l'altro non rimaniamo senza portiere, che comunque rimane il magico Krul. E basta, questo è quello che è successo. Siamo arrivati alla prossima partita di campionato, ovvero quella che giocheremo fuori casa contro l'Arsenal. Tra l'altro è prima, tra l'altro l'Arsenal. Per quanto riguarda acquisti veri e propri, nel senso acquisti che giocheranno questa partita qua, però non ce ne sono. Come avete visto, l'unico acquisto è stato quello di Eriksen. Poi a livello di vendita abbiamo venduto Sells. Diciamo che però non è molto movimentato il calciomercato. Però siamo a metà, chissà cosa può succedere a quella fine. Comunque procediamo, guardiamo un po', mettiamo questa maglia qua. Anzi, 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 metto questa, vai. No, non ce l'avevo andata a Perez al posto di dell'infortunato Tielemans, ma ci va Odegaard. Poi faccio un po' di turnover, guarda, faccio a Mbappé. Vai, si parte così. Stavolta il calcio inizio lo battiamo noi. E la partita inizia. Dai, ai bimbi. Vai che lescione. Dio, buono. Ma ne maccani. Vai. Moia de. Ho tirato una bomba. Che palla ha presa il portiere de. No, no, no. No, meno male, no. Porca miseria, che gotta ha fatto de. Qui Donnarumma credo ci potesse fare veramente poco. Pensa bene. Porca miseria. 1-0 Arsenal. Guardaci. Tira Dembélé. Eccolo lì. Ma vedrai fuori gioco. È fuori gioco. Porca miseria. Bella roba Odegaard. Mamma mia Odegaard. Slalom. Tra i giocatori dell'Arsenal. La butta dentro. 1-1 al 37esimo. Riequilibra la partita lui. Dalide, 1, 2 e poi tic. E andiamo. Finisce così il primo tempo, 1-1. Divertente, a me è partita. E vi dirò, sotto certi punti di vista, secondo me c'è più possibilità di far gol rispetto alla partita di prima. Però vedremo come va il secondo tempo. Per ora è 1-1. Bella roba. Vai, eccola lì. Gol 2-1 e andiamo de. Boia de. Ancora comunque gran parte del merito va a Odegaard, perché è lui che non ha perso palla qui. Beh, quando ne passa Iheanacho qui ha scartato, quindi che era il difensore, comunque il giocatore dell'Arsenal, e poi è riuscito a darla bene a Gabigol. Comunque partita ribaltata per ora, 2-1, Gabigol. No, no, dai, però che culo di. Guarda perché non stavano facendo niente a livello di squadra, intendo. Poi lì, boh, di mezzo metro non ci ha messo, non ci è arrivato Mbappé al piede. Porca miseria. Vabbè, 2-2. Vai! No! No! Boia, peccato di. Ancora! Vai Gabigol! Gabigol! 3-2! E andiamo di! Ancora assist di Odegaard! All'81esimo! Ritorniamo in vantaggio! Sempre con Gabigol! E andiamo di! Bravo, guarda che gruppo unito! E andiamo di! Ora teniamolo, questo vantaggio, per favore! Ancora lì Odegaard che evita per l'ennesima volta una scivolata avversaria. La passa a Gabigol e poi Gabigol lo schiocchiti. La butta alle spalle del portiere. Via tutti dietro. Difesa oltranza. E andiamo di. Finisce così. 3-2. Grandi bimbi. Bellissima partita. Bene, bene, bene.
Buono, 2 vittorie su 2, contro United e Arsenal. Non so se rendo. Bene, sono contento. Per quanto un po' sinceramente mi dispiace, era l'ora, perché non c'era verso, non c'era modo di venderlo. Sinceramente vorrei sostituirlo con un altro che ho già in mente e voi l'avete già sentito, questo giocatore lì. Però se non, cioè l'ho già tirato fuori nei precedenti calciomercato. Se non dovessi prenderlo, no Dio, se no lo vedrete poi dopo. Comunque, abbiamo venduto Perez e Leicester per 12 milioni e mezzo, ne valeva 11 e mezzo, quindi diciamo che abbiamo fatto un leggermente un piccolo affare. E poi forse anche Rivière va al QPR per ora, poi non si sa se la trattativa va in porto o meno. Comunque, siamo arrivati alla terza partita di campionato, terza partita di video che giochiamo. Si gioca in casa contro il West Bromwich. Vediamo un po' come andrà questa partita qua. Abbiamo fatto bene le altre, guardiamo di fare bene anche questa, no? No, la male intanto abbiamo perché se non ci si capisce nulla. Boh, mettiamo questa sperando di vedere la differenza. Comunque. Ok, per quanto riguarda la formazione, vai, iniziamo. Ritocca a noi battere il calcio inizio e la partita, indovinate un po', si inizia. Bella roba, che lescione! Dai, Odegaard! Ah, tiraccio però ha preso l'angolo, bravo, nonostante tutto. Attenzione Gabigol, vediamo un po'. Ah, è troppo centrale alla fine, ha girato troppo. Però come altezza, se era secondo me più defilata, poteva andare anche bene. Forse. Vabbè, comunque, 0-0, eh. Finisce sì, 0-0. Non siamo concreti sotto porta perché non abbiamo fatto fare niente, ma veramente niente a loro. Sta facendo tutto noi, il problema è che poi davanti porta o si tira piano, o si sbaglia o si fa altre cose che comunque non ci permettano di andare in vantaggio, ecco. Ok, iniziamo il secondo tempo e vediamo un po' se la cambieranno. Speriamo. Vai Dybele! Dio buono, nemmeno quando fanno le zotte, si fa go. Cambio. Stavolta sì, perché sennò qui qualcuno mi scoppia in campo. Allora, anche se non è correttissimo, metto Czerny al posto di Odegaard e Amartey al posto di Witzel. Per il resto basta così. Mamma mia, si presenta così una volta e però fanno gol. Sarebbe stato il colmo, eh. Mamma mia, hanno preso il palo. No, 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 no. Mamma mia, ora fatemi la fila, devono fare gol loro, mi sono fatti 10 minuti. Poi Gabigol! No! Mani. Finisce così, 0-0, ma il risultato è bugiardo. Sinceramente mi scoccia meno perché comunque rispetto alla normalità, perché veniamo da 2 vittorie, quindi nel senso non è che eravamo in carenza di punti. Mi spiace però che l'abbiamo presi parecchie pallonate, ma non siamo stati in grado di buttarne dentro nemmeno una. Siamo arrivati alla parte successiva, FA Cup, giochiamo contro il Brighton fuori casa, simuliamola e mentre la simulo vi dico cosa è successo sinora. A livello di acquisti, come avete visto, niente, però dovete sapere che siamo riusciti a vendere 3 giocatori, ovvero in primis il magico Rishi all'Everton per 6 milioni, poi non so quanti ce ne siano arrivati. Poi vabbè, abbiamo concluso la trattativa con il QPR per Rivière. Poi abbiamo venduto la Shell alla Aston Villa se non sbaglio e poi pare basta. Quindi qualche gruzzolino abbiamo fatto, perlomeno più che gruzzolino abbiamo un po' tagliato la rosa. Comunque vediamo un po' che l'ho simulata fino al 90esimo, abbiamo vinto 2-1 e andiamo e passiamo anche stavolta senza giocare. Dato che ora soldi ce l'ho, prendo Defoe a parametro 0. Mi sembra giusto, no? Prossimo anno sarà una squadra a livello di potenziale. Poi c'è questo Don Sacchi, non so se prenderlo o meno perché l'osservatore purtroppo non mi ha ancora dato indicazioni precise sul valore che ha. 15 milioni mi sembrano troppi forse. Ho fatto l'offerta così perché c'era qualche sordo. Però 15 milioni mi sembrano troppi. No, via rifiuto, non lo voglio Don Sacchi. Pascia. Rimango col mio Amartey. Finisce così il calciomercato. Sinceramente sono deluso perché non so come mai nell'ultimo giorno, quando ci sono comunque le ore che procedono così, di solito si danno una risposta, no?
per ogni ora, in base all'offerta che hai fatto, che ne so, magari quando mancano 8 ore, faccio un'offerta per il tizio, quando arrivo a 7 ore mi dicono: guarda, ti hanno accettato l'offerta, guarda, ti hanno rifiutato l'offerta. E insomma, posso fare così, cioè, come mai tante cose, tante risposte non mi sono arrivate o mi sono arrivate troppo tardi. Quindi alcuni acquisti che volevo fare purtroppo non l'ho potuto fare. Sinceramente mi scoccia parecchio, anche se comunque la squadra si per sé c'è, e fra l'altro non scordiamoci che a fine stagione, nella prossima stagione, nel calciomercato poco allestivo, arriveranno sia Delefoe che soprattutto Eriksen. Quindi è che alla fine non abbiamo portato a casa niente. Non avevo portato a casa niente per quanto riguarda questo calciomercato, cioè di acquisti veri e propri che potranno giocare da qui fino a fine stagione, quello è vero. Però di per sé comunque non è stato così brutto. Non scordiamoci che abbiamo fatto tutto questo a parametro zero. E per finire, cosa voglio dire? Sinceramente non ve l'ho detto, anzi, vi do le due cose che volevo dire. Vai. Allora, in primis, quel giocatore che volevo, che avevo detto, no, è venuto Perez, ce la faccio a prendere Tizio, a vedere chi è, se no non ve lo dico, no, ve lo dico uguale. Quel giocatore alla fine era Embolò, che già volevo prendere nei precedenti calciomercati e non ce l'ho fatta, nemmeno ora, perché è aumentato di valore e quindi a stare di più e non c'avevo abbastanza soldi. E poi la seconda cosa che voglio dirvi è che io in realtà c'avevo un ruolo, cioè volevo sistemare un ruolo per quanto riguarda il calciomercato. Non l'ho detto perché appunto, se poi non ce la facevo, cosa che ho fatto uguale, alla fine la dio uguale, e non volevo magari fare la figura del fesso. Il ruolo in questione era questo qui, dove c'è Witzel. Perché? Perché Witzel di per sé non è male, è un buon giocatore, cioè fisicamente c'è, a livello di passaggi c'è, a livello di tiri c'è, però come vedete già da, diciamo, il chiamiamolo cos'è, S lati 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'esagono, no? Che lassù non è tanto veloce né tanto meno agile, almeno per il gioco che ho io. Quindi cercavo piuttosto magari un centrocampista, magari meno fisico ma più agile rispetto a lui. Purtroppo alla fine non mi sono arrivate né offerte per lui e non ho avuto nemmeno tante idee per quanto riguarda l'eventuale sostituto, e quindi alla fine mi sono adeguato e sono rimasto con Vizia. Questo era obiettivamente quello che cercavo, ecco. Per il resto basta. Forse un'eventuale riserva per loro due, dato che è partito Perez, ma alla fine anche se non è solo lui può giocare a Cecerni, o in caso proprio di estrema necessità c'è comunque sta lui. Insomma, niente, andata così. Quindi, nonostante tutto, vabbè, non è andata bene per quanto riguarda gli acquisti, ma non è andata nemmeno male perché non scordiamoci che, come ho già detto prima, a luglio arriveranno quei due piccoli signori. Via, detto questo, niente, e esco e arrivo alle conclusioni. Quindi, per quanto riguarda il calcio canadese, sì, per quanto riguarda il discorso partite. Non sono andato affatto male, peccato per l'ultimo pareggio, però alla fine abbiamo vinto contro United Arsenal. La classifica, bene o male, è sempre buona perché siamo quarti a 4 punti dalla prima, guardando proprio in alto, e addirittura non tanto dalla quinta, ma dalla sesta, che è il City, a 5 punti, e noi abbiamo fra l'altra partita in meno, quindi siamo messi abbastanza bene. Quindi niente, mi resta che arrivare alle vere e proprie conclusioni. Quindi, come sempre, in primis vi ringrazio per la visualizzazione e poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste tre cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Così potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma non solo. Via, detto questo, vi aspetto al prossimo video in cui inizieremo febbraio. Guardiamo un po' quante partite ci sono a febbraio. 4 partite, perfetto. Liverpool e Tottenham comunque ho visto, quindi sono anche partite importanti. Via, vi aspetto. Ciao!